Ok, partiamo con le news. La prima news. Watch Dogs, basta. Watch Dogs, abbiamo parlato nelle news. Abbiamo parlato, le cose vogliono dette. Abbiamo parlato nelle news. Abbiamo fatto la recensione. Abbiamo parlato nelle news. Perché le cose vogliono dette. Abbiamo parlato nelle news. E basta, ma mi rifiuto di parlare delle news di Watch Dogs. Perché secondo quest'ultimo Ubisoft non dovrebbe permettersi di affermare che a livello grafico PewDiePie stia un po' castrando PewDiePie. Ma parlando di soldi, anzi di soldoni, sapevi che PewDiePie ha circa 4 milioni di FPS l'anno di guadagno? Alcuni giornalisti americani stanno già provando la beta di PlayStation Now. Ebbene, a quanto pare i prezzi per il noleggio saranno altissimi. Ho riportato un esempio: Final Fantasy XIII 2 ci può essere giocato per 4 ore al prezzo di $750.000. Parliamo di Far Cry 4. La Software House Transalpina ha infatti presentato il protagonista, l'ha fatto vedere ufficialmente in faccia ed è questo qua. E ce l'avete presente? È più dai orientale, però. Più o meno. Si chiama Dilla! Ajay Gay. Michael Thomason, che è il proprietario della collezione di FPS più grande al mondo, l'ha venduta all'asta al prezzo di 5 euro. Quindi adesso è un coglione qualsiasi. Seguiteci, però ragazzi, condividete i video, condividete. Vi ricordiamo la nostra applicazione più dai iPad official per Android, non ancora per iOS e Windows Phone. By the way, Windows Phone arriverà presto. Alla prossima. Alla prossima.